Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con informazione in diretta su Telebari. In primo piano l'emergenza Covid e l'attenzione che resta alta sulle terapie intensive. Telebari vi racconterà in uno speciale l'esperienza di chi vive in prima linea la gestione dell'emergenza sanitaria nelle rianimazioni del Policlinico di Bari. Intanto ci anticipa qualcosa Roberto Maggi in questo servizio. Prima metà di ottobre, poco più di un mese fa, il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva oscillava tra i 10 e i 20. Il timore di un'evoluzione repentina dell'epidemia era nell'aria, ma ancora senza troppa convinzione. 17 novembre, i pazienti in area critica in Puglia hanno superato quota 180, più dei 159 del picco di aprile. La situazione delle terapie intensive resta uno dei principali punti di riferimento rispetto all'evoluzione della pandemia. Fino a pochi giorni fa il report dell'Agenas descriveva una situazione oltre la soglia di guardia, fissata al 30% della disponibilità totale, ma comunque ancora sotto controllo. Questo anche perché negli ultimi giorni si è provveduto ad allargare la rete Covid, convertendo interi plessi in tutta la Puglia, a discapito però di una fetta consistente dell'assistenza ordinaria. Ma i numeri salgono vertiginosamente. A marzo, solo 20 giorni dopo il lockdown, la curva dei ricoveri arrestava la sua corsa verso l'alto parallelamente a quella dei nuovi contagi. Oggi le misure messe in campo registrano qualche risultato, ma ancora insufficiente a far guardare con speranza verso il futuro. Una preoccupazione testimoniata anche dagli operatori della rianimazione 2 del Policlinico di Bari, intervistati da Telebari per uno speciale che sarà trasmesso nei prossimi giorni per raccontare l'esperienza di chi vive in prima linea la lotta al Covid. Eccone un brevissimo estratto. Se si sta propagando così il virus è perché ancora c'è tantissima gente, cioè c'è un nocciolo duro di persone che continuano ad avere dei comportamenti che io definisco scellerati, perché convinti che a loro non possa toccare, a loro non possa succedere, e probabilmente questo è anche vero. Moltissimi giovani non avranno ripercussioni. Questo sicuramente è vero nella maggior parte dei casi. Il problema è che loro fungono da propagatori dell'infezione. Una delle paure principali adesso è proprio il fatto che vediamo che l'età media è molto diminuita. Mentre durante la prima ondata il range di età dei pazienti era intorno ai 65-80 anni, adesso abbiamo avuto pazienti, ragazze di 42, abbiamo ricoverato una ragazza di Arrivano in 39. terapia intensiva. Sì, in terapia intensiva. E noi ovviamente continueremo a parlare, vi mostreremo nei prossimi giorni lo speciale, ma vi parliamo anche dell'emergenza Covid sul nostro sito. Vi abbiamo raccontato una storia questa mattina, ce la racconta ora Tiziano Tridente. Buon pomeriggio. Sì, eccoci Barbara, buon pomeriggio. In questo primo collegamento parliamo di Covid, siamo a Bitonto per la triste storia di due coniugi morti a distanza di 4 giorni l'uno dall'altro, entrambi dopo aver contratto il virus. Marito e moglie, deceduti dopo alcuni giorni di malattie, dopo il ricovero in terapia intensiva a Bari, avevano rispettivamente 71 e 63 anni. Il Covid ha strappato la vita prima a lei, nonostante a quanto si apprende non avesse altre patologie pregresse. 4 giorni dopo, suo marito, le cui condizioni erano apparse subito più gravi. La coppia ha lasciato tre figli, due uomini e una donna, tutti sposati. La figlia della coppia è stata a sua volta contagiata per aiutare i genitori ad accompagnarli in ospedale, perché a quanto pare i soccorsi del 118 tardavano ad arrivare. A quel punto ha deciso di prenderli da casa e trasportarli al pronto soccorso. Una vicenda, commenta il sindaco Michele Baticchio, che ci ha sconvolto. A te. Grazie Tiziano, tra poco da un lato nuovi positivi e nu i numeri del contagio che salgono, dall'altro lato assembramenti e soprattutto il Black Friday che si avvicina sempre di più. Da Palazzo di Città pensano così a nuove proposte per evitare grandi afflussi di gente, mentre il sindaco Antonio De Caro anticipa che arriveranno nuove restrizioni. È un appello rivolto ai commercianti e che mira a diluire in più giornate l'afflusso di gente per scongiurare il rischio assembramenti. Il Black Friday, da più parti pubblicizzato, è in arrivo. Previsto per il prossimo 27 novembre, rischia, in tempo di pandemia, di diventare un momento ad alto rischio contagi e da Palazzo di Città la richiesta ai commercianti diventa quella di spalmare in più giorni, una settimana circa, la corsa all'occasione. L'appello è rivolto soprattutto alle grandi strutture, quelle che più facilmente si prestano a code assembramenti, come le cronache dei giorni scorsi raccontano. Non è un caso che da Palazzo di Città stiano pensando a nuove misure restrittive che vadano proprio in questo senso. Se sarà necessario, daremo delle altre restrizioni. L'ho fatto con il primo DPCM, vietando lo stazionamento in alcune piazze,
l'ho fatto rimodulando gli orari della nostra città tutti i giorni per cercare di allontanare. Sono un sindaco che ci ha messo sempre la faccia, Ha già un'idea? indipendentemente Quali potrebbero da essere le quelli zone sorvegliate speciali e le fasce orarie sorvegliate speciali al momento? che. No, stiamo capendo le grandi strutture, perché tante grandi strutture comunque nel fine settimana con quel provvedimento hanno limitato gli orari a 19. Ci sono grandi strutture che però sono presenti all'interno dell'allegato 23 perché vendono prodotti di prima necessità e sono aperti anche oltre 19. Si chiama Posso Prima Io, aiuterà tutti i caregivers a ridurre i tempi di attesa all'interno degli esercizi commerciali. La proposta del Movimento 5 Stelle è stata approvata ieri in Consiglio Comunale. Si chiama Posso Prima Io e mira ad aiutare tutte le persone che prestano cure a persone con gravi o gravissime disabilità. L'iniziativa, nata da una proposta dell'associazione di volontariato di Grottaglie, Vite da Colorare, è approvata ieri in Consiglio Comunale grazie ad un ordine del giorno messo a punto dal Movimento 5 Stelle, consentirà a tutti i caregivers di ottenere una corsia preferenziale all'interno delle attività commerciali. Muniti di un pass nominativo fornito da Palazzo di Città, sarà quindi possibile saltare le code in farmacia, parafarmacia e supermercati, solo per fare alcuni esempi. In questo modo sarà favorito il rientro a casa nel più breve tempo possibile. Lo riteniamo un gesto di aiuto e responsabilità nei confronti dei cittadini più fragili e delle loro famiglie, hanno commentato i consiglieri pentastellati Alessandra Simone, Italo Carelli e Antonello Delle Fontane, agevolando così l'accesso anche ai beni di prima necessità. Per il familiare che assiste un parente con disabilità è importante ridurre i tempi di assenza e minore assenza, spiegano, per avere maggior supporto. La campagna di sensibilizzazione non è ancora attiva. A stretto giro il Comune di Bari dovrà coordinarsi con gli esercenti e successivamente consegnare i pass agli aventi diritto. E ora la cronaca, sempre dal nostro sito www.telebari.it. Tiziano. Sì, eccoci ancora Barbara, questa volta siamo a Modugno, dove i carabinieri hanno denunciato i genitori di quattro ragazzini per abbandono di minori o persone incapaci. Ieri sera, infatti, intorno alle 21, i militari sono intervenuti presso la stazione di Modugno, dove erano stati segnalati dei giovani che stavano posizionando sassi sui binari. L'intervento dei militari ha consentito di bloccare una quindicenne di Bari e tre bambini di età compresa tra i 12 e i 13 anni. I minori sono stati accompagnati in caserma al fine di rintracciare i rispettivi genitori. Si è scoperto così che, oltre alla ragazzina, anche altre due di loro provenivano da Bari, uno solo invece da Modugno. Tutti così sono stati multati per non aver rispettato il distanziamento sociale, mentre i tre baresi, anche per il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, ogni sanzione da €400 è stata ovviamente comminata a carico dei loro genitori. Al termine dell'attività, poi, la quindicenne è stata anche segnalata alla Procura dei Minori per attentato alla sicurezza dei trasporti. A te. Grazie al nostro Tiziano Tridente, continueremo ad aggiornarvi nel corso della giornata sul nostro sito www.telebari.it, mentre ora diamo spazio alle notizie nell'area metropolitana. E ci spostiamo a Gravina, dove aumenta il numero dei contagi, di certo una conseguenza anche dell'attivazione di una postazione di drive-in clinics. E allora, maggiori dettagli nel servizio di Eziana Di Mola. In questa città ormai abbiamo 561 attualmente positivi. Abbiamo superato i 700 casi totali per quello che riguarda la seconda ondata. Sono però aumentati anche i guariti di 10, abbiamo 135 guariti. Ora, immaginate la situazione com'è. Gravina in Puglia raggiunge un record di contagi in un territorio che non è certamente rimasto immune dal Covid, come emerge dall'animo del sindaco Valente. Dinanzi a tale situazione critica si è dimostrata utile l'attivazione del Drive-in Clinics, sita nell'area Fiera, per il tracciamento dei positivi in città. Inoltre Gravina è diventata sede USCA, ovvero dell'unità speciale di continuità assistenziale. Sarà infatti possibile garantire cure e assistenza domiciliare da parte di un'equipe di medici e infermieri a pazienti con sintomatologia o sospetti di Covid. Non ultima, la mancanza di bombole di ossigeno nella città ha creato l'allarme nella popolazione e nelle farmacie, che si sono rivolte all'amministrazione comunale per la risoluzione del problema. Problema al momento risolto grazie all'intervento della Protezione Civile, che ha trovato un grosso distributore per approvvigionare i servizi farmaceutici di turno.
Andiamo invece ora a Putignano, dove c'è apprensione per la riconversione dell'ospedale Santa Maria degli Angeli a struttura Covid e la temporanea chiusura del pronto soccorso. Forze di maggioranza e di opposizione hanno ratificato un ordine del giorno per chiedere rassicurazioni sia al governatore Michele Emiliano che all'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. Sentiamo. La politica fa quadrato intorno all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano, protagonista della fase di riconversione in struttura Covid per far fronte all'emergenza sanitaria. Sospeso il servizio di pronto soccorso con l'impossibilità attualmente di servire anche pazienti con patologie differenti dal coronavirus, inviati presso altri nosocomi della zona. Naturali l'allarme e la preoccupazione dei cittadini e dei sindaci del sud-est barese a garantire i livelli minimi di assistenza, tanto da spingere tutte le forze politiche del Consiglio Comunale di Putignano a firmare congiuntamente un ordine del giorno per chiedere chiarimenti e rassicurazioni al governatore Emiliano e all'assessore alla sanità Lopalco. Pur ritenendo questa occasione un'occasione che paradossalmente va a sancire la centralità e l'importanza del nostro ospedale per il territorio, in questo caso nella cura di un virus, ritenevamo e riteniamo opportuno che comunque una volta finito il periodo di emergenza tutti i reparti con la rispettiva dotazione strumentale e la rispettiva dotazione di uomini possano rientrare immediatamente qui a Putignano. Il servizio che avete appena visto di Francesco Russo era anche l'ultima notizia per questa edizione del telegiornale, ma continueremo ad aggiornarvi nelle prossime, ma anche costantemente sul nostro sito. Intanto vi lasciamo all'appuntamento con il Bianco e Rosso TB Sport, grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti. Meteo è offerto da Oropan. Buona giornata da Nico Schiodetto. Sull'Italia ritornerà l'alta pressione nel corso di mercoledì. Possiamo osservare difatti come un campo di alta pressione dalla Spagna braccerà, investirà tutta l'Europa centro-orientale determinando stabilità, belle giornate, ultimi piovaschi all'estremo sud, ma netto miglioramento anche qui perché l'alta pressione poi giovedì occuperà anche le nostre regioni centro-meridionali. Probabilmente però l'Atlantico non rimarrà a guardare e si sgancerà dal flusso oceanico una nuova zona di bassa pressione entro venerdì con soprattutto il ritorno di aria un po' più fredda dal nord Europa per venti di maestrale grecale a spazzare la nostra penisola. Quindi in vista del fine settimana primi refoli invernali sulle nostre regioni. Intanto nel corso di mercoledì netto miglioramento al centro nord, massimi dell'alta pressione proprio tra i Balcani, la Germania ed il nord Italia, ultimi addensamenti nuvolosi all'estremo sud. Possiamo vedere con la prossima grafica, difatti i piovaschi si attarderanno sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia, buono invece altrove, bello anche al nord, attenzione però alle foschie dense e alle nebbie su parte della pianura padana di notte al mattino. Tutti gli aggiornamenti precisi scaricando l'app di Trevi Meteo. Il meteo è offerto da Oropan.